Ancora? Bravo. Ma fai il giuccio, no? Non si fa nessuno il giuccio, si fa votare. Ah, fino a ormai, non devi andare. Questa è la notizia che c'è. Ma pure una buona sedia. Ecco, già Marco. Ci sta, sta qua, sta qua. Dico io, vi dico io due parole perché stamattina abbiamo letto sul giornale un'altra notizia che non piace alla società Matera Calcio, quindi abbiamo avuto un incontro con il presidente che vi manda i saluti perché non è qui, però il presidente ci tiene a sottolineare un punto fermo. È il presidente più longevo della storia del calcio a Matera. Nessuno ha mai gestito per così tanto tempo una società di calcio, consegnando anche dei risultati, direi, ottimi. E quest'anno la nostra società è stata vittima di alcune aggressioni mediatiche. Qualche settimana fa abbiamo avuto l'aggressione per la vicenda degli stipendi non pagati. Su quella vicenda la società ha già avviato una serie di situazioni per capire come mai possa essere uscita fuori una voce del genere. Poi, vabbè, i risultati di quello che è accaduto lo sappiamo tutti. Adesso, stamattina, notizie dalla questura, pare siano stati individuati gli autori delle aggressioni ai calciatori. Però quello che ci premeva affrontare è quest'altro tema delicatissimo che va un po' a destabilizzare, non dico destabilizzare, a creare problemi in un momento particolare della società che comunque non ha abbandonato mai i suoi obiettivi, una società che sta lottando nel vertice del girone C di Lega Pro, è arrivata in finale di Coppa Italia, siamo terza in classifica, però questa notizia così piovuta dal cielo di calciatori che vogliono andare via è una notizia che noi vogliamo smentire con le persone direttamente interessate, per cui come ho già avuto modo di dire anche telefonicamente a Torino, noi come società rispettiamo il condizionale usato nell'articolo, però nel titolo si capisce che ho parlato con vari, cioè lì non faccio titoli, è sfuggito, sembra una banalità, un punto interrogativo, che mi sono arrabbiato. Questo è poco. Ma se leggi l'articolo, leggi il linguaggio giornalistico, perché il giornalista è obbligato a citare. Senza andare sul personale, Torino, se ci costringe, il punto interrogativo sul titolo non cambia la sostanza della questione. Vabbè, non avrebbe dovuto scrivere un'autentica puttanata. Apre più della parete. Perché non è vero. Adesso Torino è il punto interrogativo. No, ma no, per rispondere no. L'italiano, ha detto la bufala. Ma siamo lì. Il problema andiamo è che siamo qua per dire tutti i sì, ma è che siamo come no? Prendo la parola. Penso che parlo a nome dei compagni pure, anche degli altri compagni che stanno sotto. Noi qua nessuno ha mai chiesto di andare via, nessuno ha mai detto cose che vanno al di fuori, cioè tipo queste tuttanate che oggi sono state scritte su di noi. Quindi noi non sappiamo da che fonte voi prendete queste cose, perché sinceramente, come ha detto il mister, sono d'accordo, è una grande puttanata, lo potete scrivere anche in grande, perché non esiste che si infanti il nome nostro così, cioè da oggi a domani, senza motivazione, senza niente. Cioè, posso dire una cosa, lei che è giornalista, no, come è, Torito, giusto? Cioè, come ti viene in mente di mettere cinque nomi così? Cioè, non è una notizia, questa è un'offesa. Cioè, almeno Marco va dal presidente, anche da lei ci sono un'offesa. Cioè, io penso che lei mi offenda a me, e chiedo di lei. Come tenere in mente? Dici, almeno Marco va dal presidente, insieme a Gianmarco Ingrosso, Giuseppe Franco, Giuseppe Franco, e non una squadra. Dove salto in me? Ce l'hai sognato? Posso rispondere? Visto che sono venuto da imputare. È normale, stamattina c'è il tipo. Armellino Marco, ci vediamo mio padre. Vabbè, ma che fai? Scusa. Quello che vogliamo sottolineare qua, ragazzi, sono tutti a posto. No, io ripeto, ci sono le smentite.
stavo prendendo solo appunti di ciascuno di loro. Così anche a nome di così sintetizzo. Ma la città, mister, scusa, la città che legge a mattina sveglia Armellino, Marco, Bada Pesa, ma come sembra una città? Ma poi come, cioè la persona, no, padre, anche il come rimane? Cioè tu su un giornale, Armellino Marco è scarsa, Armellino Marco è una merda. Io l'accetto, almeno Marco, due in pagina, io l'accetto, ma non inventa cose sulla persona, sull'uomo, che sono proprio, cioè proprio che, di misero, cioè di misero. Cioè già sai che stanno parlando, sì, è misero, per me è misero. Poi ti sto chiedendo sì, 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 una spiegazione, no? Ma qua non è... Ma è inutile che mi dia le spiegazioni, ma intanto... Cosa roba? Allora... Io penso che l'unica cosa è quella che noi dobbiamo dire, che mamma, non, nessuno ha mai fatto una cosa del genere, punto. Io dimmi che sono scarso, dimmi che non... Vabbè, intanto noi alla Gazzetta chiediamo un pari titolo... smentisca quello che... No, ma io scrivendo dirò che c'è stata la smentita, stavo prendendo appunti, quello che diceva Armellino, posso accettare tutto che sono scarso eccetera, ma certo, no, non dobbiamo spiegare nulla, no no, mi faccia, noi non dobbiamo spiegare proprio nulla, è uscita una notizia che lei sottolinea, avrei dovuto mettere il punto interrogativo, glielo ripeto, non cambia la sostanza della stupidaggine. Perché stupidaggine? Perché non è cosa bella. Ma perché sti cinque? No, capisci? Cioè, di che le sono per come? Sono qui a testimoniare. Sì, finito, è finita la loro parte. Cioè, l'ha inventata adesso. No, vabbè, ma non te lo dirà mai. Cinque nomi a caso. Perché le parole sono... Ok, ragazzi, va bene, grazie. Grazie a tutti. Mi sembra che sono stati chiari. Assolutamente. Adesso un po' di cose le voglio dire io. Come no? Ho visto, andiamo. Ho visto, facciamo un attimo il sacco, andiamo. Facciamo un attimo. Entrare sull'argomento vero e proprio, chiedo a voi tutti che più o meno rappresentate degli organi di stampa, di informazioni che ci riguarda, se non è doveroso, doveroso significa qualcosa che appartiene all'etica professionale oltre che all'etica morale della persona, se non è doveroso quando si scrive andare a verificare con certezza le notizie. Rispondete. Potrei dire a chi ha scritto? Siccome l'imputato sono io. Lo sto rivolgendo a tutti. No, vabbè, e allora le rispondo così poi posso continuare a prendere appunti. Dalle fonti, come lei ha detto giustamente, che sono molto, chiunque di noi è tutelato dal difendere la privacy, pare, io infatti ho usato, mi sono sperticato in condizionale, che ci sarebbe una voce di questo tipo in cui si racconta quello che ho scritto io personalmente, che ci sia la smentita, è doveroso, e io sono venuto... Doveroso? Che vuol dire doveroso? È doveroso! È una cazzata quella che lei ha scritto, non è che noi è dovere nostro venire qui a smentire le cazzate che scrive, ha scritto una cazzata, perché non risponde a verità, è inutile che ci parla delle sue fonti, delle sue fonti, ma allora la sua fonte lei ci può dire, visto che non la può riferire, arriva il pinco pallino qualunque e dice quello è un pederasta, e lei lo scrive, ma che sta dicendo? Questo no, assolutamente. Ma no, no, è che è la stessa cosa, allora si deve accettare, allora ascolti me, poi è talmente lampante e palese che è una bufala in cui sicuramente chi l'ha scritto, in questo caso lei ci ha fatto una pessima figura, e se proprio lo vuole sapere davanti a tutti personalmente, mi ha anche scaduto. Avevo un'altra stima e considerazione, perché io non dico, vabbè, io non amo la leggere, sì. Mi è scaduto come persona, ma non perché può aver commesso un errore, può succedere a chiunque di sbagliare, però nell'ambito dell'etica professionale uno si accetta bene l'errore, non ci ha fatto. Chiusa questa parentesi, quello che mi preme sottolineare, perché qui
attraverso alcune bufalate che si sentono da un po' di tempo in giro, in cui si spacciano per verità assolute delle autentiche bufale, quello che mi preme sottolineare è una cosa soltanto. Io personalmente non permetterò a nessuno di fare giochini delle tre carte, perché è chiaro che queste notizie vengono dall'esterno e abbiamo stabilito con certezza che sono delle bufale. Non lo permetterò a nessuno, perché il progetto Matera, io e i miei ragazzi, nonostante tutte le cazzate che si scrivono, che si dicono, e in questo caso mi sto rivolgendo attraverso voi ai tifosi, di cui voglio essere l'assoluto garante, nessuno ha mollato, nessuno ha intenzione di avere atteggiamenti da vittima, nessuno non ha l'intenzione di superare le difficoltà, di questo garantisco io. E se garantisco io, perché lì dentro ci sono io, ripeto, a dispetto delle stupidaggini che si scrivono e che si dicono, in cui si cambia, qualcuno cerca di cambiare con le parole i fatti. Ricordate che i fatti sono fatti. I fatti sono che abbiamo avuto un momento di difficoltà, ma non è mai mancato l'impegno, non è mai mancata la partecipazione. Abbiamo commesso degli errori tutti, allenatore compreso. E il calcio ci ha castigato. Ma c'è un progetto da portare avanti. Io non permetterò a nessuno di fare questi giochetti meschini. Non lo permetterò a nessuno, mi sto rivolgendo ai tifosi, di cui voglio essere l'assoluto garante, l'assoluto responsabile. Non lo permetterò a nessuno, che nessuno si permetta di giocare con... Questi giochetti non vengono dall'interno, dalla nostra società, che ha un progetto serio da portare avanti, a cui ci ha affidato la responsabilità e che noi vogliamo con determinazione perseguire. La società è ben gestita, è ben guidata. Tutte le società hanno delle problematiche, non siamo una società di cerchiolini, ma noi abbiamo sposato il progetto Matera e io sto parlando a nome dei ragazzi e mio personale. Non permetterò a nessuno, quindi adesso reagiremo in un modo diverso. Da due mesi si sentono soltanto dire delle puttanate, lo spogliatoio è spaccato, ma tutte cazzate, sono tutti i ragazzi a posto. Si cambiano dei video e si cambia la sostanza dei fatti con le parole. Si scrivono delle cose per sentito dire da parte... Da dove vengono queste notizie, Toritto? Io lo dico io. Vengono dall'esterno, non dal nostro interno. E all'esterno, amici, caro Toritto, non ne abbiamo. Per quello che riguarda i quattro giocatori qui presenti, che hanno testimoniato mettendoci la loro faccia e bugie non ne raccontano, per quello che riguarda chi non c'è, e in questo caso mi riferisco e faccio il nome di Giannini, che è stato il quinto giocatore che le ha scritto che vuole andare via. Io Giannini non lo vedo da 3 settimane, perché ufficialmente sta male. Nessuno l'ha mandato via, o Giannini non ha chiesto di andare via. Questo è certo. Ed è un fatto che appartiene alla società, al rapporto contrattuale. Personalmente, io sono l'allenatore, non si è presentato. Non ho capito bene i motivi, perché non li ho capiti ancora, ho parlato. Non si presenta. Io rispetto le scelte di tutti, non permetterò a nessuno di giocare sul progetto Matera, che sia ben chiaro. Era soltanto questo quello che volevo dire. E mi rivolgo attraverso voi ai tifosi. I tifosi devono stare tranquilli. Non c'è nulla, lotteremo fino in fondo per portare in alto il nome del Matera, il progetto del Matera Calcio, e siamo tutti insieme. E siamo disposti a superare le difficoltà e abbiamo voglia di affrontare le difficoltà. Non ci nascondiamo, né scarichiamo responsabilità. Se qualcuno scrive delle cose contrarie, non ha capito con chi ha a che fare. Qua ci sono degli uomini, compreso l'allenatore, che si dice che scarica responsabilità. Io devo rendere conto ai miei compagni di lavoro lì dentro, che sono i giocatori di calcio. A loro dovete chiedere personalmente qual è la stima, il rispetto, la considerazione e l'essere uomini, al di là del fatto che uno possa essere allenatore bravo o giocatore bravo. Non ve lo dimenticate, e questo messaggio lo voglio mandare ai tifosi. Devono stare tranquilli i tifosi. Noi ci abbiamo voglia di superare le difficoltà, di altri problemi non ne abbiamo. Ci fanno in modo di crearceli dall'esterno. Io non lo consentirò, sappiatelo, lo voglio dire ai tifosi. Finito. Ok, avete domande da fare? No. Mister, una sola domanda. Visto che molti dicevano dal punto di vista tecnico questo calo della squadra può essere determinato da scelte tecniche sbagliate, lei vuol dire pubblicamente che quello che è successo magari è frutto di un caso, che magari le partite si possono vincere, si possono perdere, non di scelte tecniche
il nostro periodo lo abbiamo analizzato diverse volte, non è figlio di una sola ambizione, di certo. Sì, sì, non abbiamo fatto partite tutte scadenti, quelle che abbiamo perso, assolutamente. Ci è capitato di fare delle partite meno belle rispetto a quelle a cui eravate abituati anche a vedere, ma i problemi sono diversi, alcune cose non sono, sono difficilmente comprensibili dall'esterno. Un po' di superficialità in alcuni momenti, un po' di disattenzione, un po' forse anche di presunzione, inconsciamente aver pensato di essere più bravi, più forti. Sono tutte cose in cui ognuno di noi ha commesso errori, per primo l'allenatore, che non si nasconde dietro a nulla, ma è successo, siccome di altri problemi non ne abbiamo. Nel senso che la squadra sta bene dal punto di vista fisico, complessivamente, ha voglia, idee e motivazioni. Abbiamo qualche problema, i giocatori fuori, che dobbiamo recuperare, e stanno ritornando, che sono giocatori importanti, perché andiamo verso la fine della stagione e a partire dalla gara di domenica affronteremo tutte squadre che hanno obiettivi per salvarsi e noi dobbiamo necessariamente fare i punti. Non abbiamo di altri problemi. E quindi siamo stati un po' costretti a intervenire in questa situazione. Francamente a me mi fa ridere. Quando stamattina qualcuno me l'ha detto, erano dei tifosi che stavo prendendo il caffè, un benzinaio, dove spesso vado a fare benzina e prendo il caffè. Ho detto, mister, ma mi sono messo a ridere, ma che è sta cazzata? Che gli ha detto esattamente il benzinaio? Questo che sto dicendo, mister, ma che cosa è questo articolo qua? Ma è bello, ma che è sta cazzata? Io l'ho letto in ma che è sta cazzata? Mi veniva da ridere. Non sapevo se ridere o piangere, ma mi veniva da ridere perché abbiamo la coscienza pulita. Quindi il capitano non abbandona la nave, questo è il messaggio di voi. A me mi hanno insegnato sempre a superare le difficoltà, non a nascondersi dietro le difficoltà. Ma che abbandoniamo? Qua sembra a squadra non ha problemi. Adesso ci avviciniamo al momento cruciale della stagione in cui possiamo anche raccogliere quel po' di sacrifici che abbiamo fatto. Perché si arriva proprio alla fase finale, 8 partite più le finali dei finali di Coppa Italia che sono importanti e che rappresentano un obiettivo, ma poi 8 partite e poi probabilmente ci sarà un appendice. Ma chi sta scherzando? Ma chi l'aveva detto che noi dovevamo stravincere il campionato? Dentro di noi avremmo voluto mettere sotto tutti, purtroppo abbiamo sbagliato, e altri sono stati bravi a non sbagliare rispetto a noi. Ma da qui a dire che non c'è sintonia, io non lo consento, che dall'esterno questo è il concetto, passano notizie. Si andrà a scontrare con il direttore, la persona più maleducata del mondo. Se vedo che qualcuno interviene, interferisce sul progetto Matera con scorrettezze, diventerò la persona più maleducata del mondo, ve lo dico, io sono fatto così, è un mio limite. Però mister, scusate, queste notizie che voi avete detto false, tendenziose, stanno uscendo da 2 mesi a questa parte. Perché solo 2 mesi, dopo 2 mesi, la società ha preso questa forte posizione? Oggi avete fatto una dichiarazione forte nei confronti di tutti, tifosi, stanno... 2 mesi fa. Però in 2 mesi non sono uscite parole. 2 mesi fa, quali erano le notizie? Le chiacchiere che ci possono essere? Queste stesse chiacchiere posso, che... Posso interpretare la sua domanda? Questo rispondente. Sì, 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 2 mesi fa, quali erano le chiacchiere che si verificavano o che si sentivano dire in merito al nostro andamento, al nostro campionato? Chiacchiericci, qua, è una cosa diversa, qua sono stati fatti nome e cognome, con un'autentica bufala. E io non ci sto, io... che mi prendo le mie responsabilità e garantisco per gli uomini che ci sono lì dentro, perché abbiamo in mente il progetto Matera, non permetterò a nessuno di scherzare con la nostra professionalità, con il nostro essere uomini, con il nostro attaccamento alla società, che è sacra. Fino a giugno la società per cui lavoriamo e che rappresentiamo, e che è rappresentata anche dai tifosi e dalla città, dal punto di vista calcistico, noi ci onoriamo di rappresentarla e faremo di tutto per superare le difficoltà. Ma qua, da parte dell'esterno, lo rivelo, c'è un giochetto misero, infantile, squallido, e si scrivono delle cose che tendono a destabilizzare. Se fossero vere, non parleremmo così. E secondo lei questo giochetto squallido da chi parte? Io non faccio. Visto che l'ha detto. Lo indaghi lei, oppure chieda, vabbè, oppure però chieda chi l'ha scritto, signorina. Almeno per darci l'idea. Signorina, se fa le domande mi faccio rispondere, non me ne faccio di altre. Ho capito la sua domanda. Io non lo so che stavo rispondendo, non faccio l'investigatore privato. Chieda, quindi non lo chieda a me. Chieda a chi l'ha scritto e si informi sulla veridicità delle fonti. Io so soltanto, e questa è una dimostrazione dei 4 ragazzi che erano qui, avete visto le facce?
di ragazzi per bene, di ragazzi che hanno bisogno di lavorare, di ragazzi dispiaciuti, di ragazzi amareggiati perché si sono sentiti coinvolti come uomini a Bellino. E allora lei affida a chi crede, a chi racconta le stupidaggini per sentito dire, ma alle figure che ha davanti. Quindi cosa mi chiede? Io non faccio un investigatore privato, sono soltanto che mi baso sulla realtà. La realtà è diversa da quella che viene dipinta. E lo ripeto, mi sono scocciato. Quindi dovranno passare sul mio corpo, lo dico apertamente, diventerò la persona più maleducata del mondo. Non significa non accettare le critiche, non significa non pensare di subire le critiche, come no, o di evadere dalle responsabilità, no. Ma noi abbiamo voglia e non accettiamo che l'ambiente ci divida. Come non siamo. Il messaggio di mano di voi, noi garantiremo, lo garantisco io, massimo impegno, massimo, a partire dalla partita di domenica. Su questo ci dobbiamo concentrare. Sugli avversari che hanno obiettivi, che nel Messina vuole evitare i play-out, si vuole salvare. E noi dobbiamo mettere nella contesa, nella partita, le nostre armi migliori, che sono quelle, queste facce che avete visto. Poi si può sbagliare, si può azzeccare, ma certamente siamo uomini, che nessuno si permetta, quelli che siamo qui, siamo uomini. Non è uomo chi mette in giro delle notizie false, tendenziose e che probabilmente, anzi con certezza, non appartengono alla sfera interna, appartengono alla sfera esterna. Non andate in voi perché lo fanno. Io la risposta me la sono data. Va bene? Grazie. Dorito, adesso fa rispetto. Degna del suo problema. Ah no, è un disastro. Dilettante. Mi perdono, disastro, verifichi le informazioni e sai che le consiglio, anche se sono un po' più, sai che le consiglio, quando parla con la gente, chiunque sia, si accetti che tipo di uomini ha di fronte, perché dopo giocano anche, io penso che lei alla fine è una brava persona, ma chi gli ha di venire queste cose? Chi gli ha di venire queste cose? Ne traggo un esempio. Misuri la valenza delle persone che ha di fronte, l'hanno buttato in un pozzo in cui ha fatto una figura, ma noi le vogliamo bene lo stesso perché sappiamo la sua buona fede, ma sappiamo la sua buona fede.